Occhi grandi e scuri, impenetrabili, rari per un'icona mariana, singolari come le fattezze del suo volto dai tratti orientali, la bocca piccola e carnosa è appena accennata. L'immagine della Vergine custodita nella sagrestia della Basilica di Santa Maria Nova, nota anche come Santa Francesca Romana al Foro, è una delle più antiche della cristianità. Giunta a Roma nel V secolo, conservata inizialmente nel santuario nazionale della colonia greca della capitale, quest'icona fu spesso ridipinta, ritoccata, fino a scomparire sotto i volti di un'altra immagine sacra, oggi collocata sull'altare maggiore della basilica. Una singolare sovrapposizione di figure, colori e materiali di cui ci si accorse solo negli anni 50 del secolo scorso, grazie ad un sorprendente restauro, come ci ricorda l'archeologa Alessandra Milella. Si pensava di operare su un'icona del XII secolo. Nel momento in cui iniziò il restauro ci si rese invece conto che al di sotto dei volti della Vergine e del Bambino del XII secolo se ne nascondevano altri, sicuramente quindi più antichi, che possiamo far risalire al V o VI secolo addirittura. Quindi si tratterebbe dell'icona mariana più antica conservata in città, almeno per quanto ne sappiamo fino a questo momento. Ma le sorprese quindi non erano finite lì. Attraverso un'operazione delicatissima vennero staccate le due immagini e in questo modo si riuscì a scoprire, per così dire, che i volti dell'icona più antica della Madonna e del Bambino in realtà non erano dipinti su tavola ma erano dipinti su tela e ritagliati, quindi evidentemente appartenenti ad un altro dipinto che in seguito a danni le due immagini presentavano tracce di bruciatura, quindi probabilmente in seguito ad un incendio erano state ritagliate e incollate su una nuova tavola. Oggi le due icone definitivamente separate possono essere comunque tutte e due ammirate e sono tutte e due esposte alla devozione in questa basilica, la più recente, quella medievale sull'altare e quella più antica in sagrestia. L'intera basilica, oltre a conservare tracce preziose di storia e di arte cristiana, è profondamente legata al culto mariano. Ne è testimonianza il maestoso mosaico absidale del XII secolo, dalla insolita raffigurazione. Venne scelta come immagine centrale Maria in trono con il Bambino, come di consueto data l'intitolazione alla Madonna dell'edificio. Però si scelse di declinare il tema in una maniera molto particolare, ossia la Vergine è seduta sul trono e abbigliata come una regina. Il Bambino si trova in piedi accanto a lei e è rappresentato in un gesto molto, molto dolce, molto familiare. La sta abbracciando, quindi le cinge dolcemente il collo con una mano, in atteggiamento di enorme confidenza, umanità e dolcezza.